Siamo al gioco numero 1, bustarella del 20 maggio 1983, puntata numero 36, tre manche, sponsor Aranca. Una spremuta di 4 arance senza aggiunta d'acqua per dare forza ed energia. Aranca, dice lo slogan, la spremuta è servita. Le ragazze in gara partono con Bergamo e Torino in pista. Cosa dovranno fare? Dovranno dimostrare con questo gioco che realmente 4 arance stanno in un'aranca. Hanno 4 arance le ragazze, anche se siamo fuori stagione, da tirare nelle lattine giganti che vedete appese nello studio. Per farlo dovranno raccogliere le arance sul terreno e gettarle nella lattina sospesa, stando sollevate dai materassi, e su uno almeno di questi due cubi, però sollevate da terra. Chiaro? Dovete scendere, prendere l'arancia, rimanere sollevate da terra, quindi salire su almeno uno di questi due cubi. Potete farlo al volo, però attenzione, perché se toccate terra con uno solo dei piedi, l'arancia, come fa Aldizio, non vale. Allora, un'arancia alla volta. Il gioco è abbastanza difficile. Io potrei dire che è più facile comprare un'aranca e avere 4 arance in una lattina che dover fare questo gioco. Però noi confidiamo nell'abilità, nella bravura, nella pervicacia di queste ragazze sorrette dalle squadre. 1:30 di tempo. Bergamo e Torino, siete pronte? Torino gioca con Roberta, mentre Bergamo sta giocando con, mi dice il tuo nome e poi mi fa la domanda. Maria Assunta. Niente domande. Niente domande, perché ho visto che c'era Aldizio che ti faceva dei gesti strani. Era per prenderti in giro, Mario, va bene? Allora, a partire dal mio via, pronti? 1:30, via! Perché ti fermi? Hai 1:30 di tempo. Ah, dopo 4 basta? Ma io andrei avanti, vediamo. 4 basta, non ho preso il tempo. Comunque eravamo credo 53 secondi. Ce l'hai tu, ok, perfetto. E Torino è alla seconda arancia. Re, dai che ce la fai, mancano 6 secondi. Mancano 2 secondi. Al volo, niente da fare, sono 3 arance in 1:30 per Torino Brandizzo, che già non è male però. 4 arance per almeno San Salvatore Bergamo.